Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Ma la struttura non termina qui. In realtà sì, perché c'è un cancelletto. Peccato che è stati tagliati tutte le serrature. Si apre. E chissà cosa troveremo. Andiamo? Partiamo. Aria per notti. Coperte. Cuscini. Bibite. Addirittura un detersivo per i piatti. Oh la miseria. Altre reti. Senza materasso. Altre coperte. Scarpe Nike poi, fra l'altro, ragazzi, scarpe della Nike, una sedia, delle confezioni di cibarie, e se può interessare, una maglia della Lacoste. Ma c'è ogni tipo di bene. I materassi sono stati nascosti qui dentro per non bagnarsi. E questo è tipo l'armadio. Abbiamo le scarpe, addirittura ci abbiamo i profumi qui, guarda. Altre scarpe, queste sono nuove, della Asics. Scusami se ti impallo. Posate. Altro vestiario, altri generi di necessità. Stiamo proseguendo il giro, purtroppo c'è una grandissima presenza di amianto dove dormono anche queste persone che avete appena visto. E che dire, forse questo è il problema per cui non viene fatto niente in questo palazzo, perché costa troppo la bonifica. Allora, la salute dei cittadini secondo noi vale sempre di più rispetto a qualsiasi denaro. C'è da provvedere, da isolare, come vi ho detto prima, come minimo, perché qui la situazione è veramente pericolosa e non solo per l'ordine pubblico. Qua ci troviamo davanti all'angolo cottura, hanno bruciato non si sa che cosa, se vestiti, roba da mangiare o immondizia, e questo è quanto. Ci sono le pentole, i vassoi addirittura, batterie. Thank you.
siamo al primo piano, dopo i pernotti continuiamo a vedere stelle, raffigurazioni sataniste, numeri di telefono, ma soprattutto per dimostrarvi insomma che il posto è aperto eccetera, c'entra chiunque. Guardate qua, 25 marzo 2021, siamo a maggio noi, comunque è odierna, è circa un mese fa, e anche dalle cose che abbiamo visto insomma la presenza è abbastanza sentita. C'è in giro uno schifo di amianto, siamo appena usciti perché è l'aria irrespirabile in certi punti. Ci dispiace anche per queste persone che vengono a vivere qui, che devono essere veramente disperate per stare in queste situazioni. Non ci dispiace invece per chi non mette a posto le cose, perché una struttura del genere meritava un futuro diverso e sicuramente più utile, solidale e attivo. E andiamo avanti insieme al nostro Paolo Rusconi. Addirittura qua ci sono scritte delle date che indicano il 20, 05, 04 e 21, quindi più o meno in questo periodo nel 2021, e possiamo anche notare altre strisce rosse ad indicare croci rovesciate e addirittura simboli che ancora non ci sono del tutto chiari, con frecce che indicano quella posizione. Qua possiamo trovare la scritta KN per covo, che sta a indicare probabilmente che è il covo di qualcuno, di qualche organizzazione, qualche gruppo che ancora non conosciamo. E continuiamo qui alla Ginori a fare scoperte abbastanza inquietanti, forse più da film horror che da luogo abbandonato. Troviamo appunto demoni disegnati sulle pareti, scritte che parlano di Dio nelle maniere più blasfeme, più assurde, e quei segnali rossi che vi ha fatto vedere con delle date Frank. Ricordo che precedentemente avevamo trovato una situazione del genere in un'altra struttura di Milano dove si compievano i riti, che è Villa Folli, diciamo anche dove è perché siamo stati, quindi sarebbe da darci un'occhiata a chi di dovere, insomma glielo segnaliamo in questo momento. Stranissima questa cosa, fiori e feci, fiori, imprecazioni, graffiti, situazioni che ricordano molto quello che succede nel mondo del satanismo e via dicendo. Thank you.
Stiamo proseguendo la passeggiata, sentite passare il treno perché passa proprio qua a fianco. Qui è stato incendiato tutto, come potete vedere hanno portato dei tronchi d'albero e hanno bruciato anche delle cose che non gli servivano, scarpe, buste, fumi tossici. Qui è tutto pieno di immondizia, questo forse è il telaio di un ombrello. E i pernottanti si sono messi chiaramente nel lato più tranquillo, quello più coperto. Quindi troviamo dei bivacchi andando giù di qui, delle pentole. E questo è come si vive a Milano negli stati abbandonati occupati. Guardate, un altro fuoco anche qui, bottiglie di birra, piumoni e piatti e tanti altri generi di persone che purtroppo vivono per strada in queste condizioni qui, non degne di un paese civile. Questo è l'ingresso che vi avevamo fatto vedere prima. E qui c'è un altro posto letto che è andato a fuoco. Come vedete è andato a fuoco. Qua qualcuno si è sistemato nuovamente. Qui troviamo ancora un omino con gli occhi sbarrati, quindi morto, con l'organo sessuale fuori, e qui un'altra faccia che fa 3. Qui stanno continuando a ricorrere i numeri 3 e gli appuntamenti al giorno 20, ne vedrete diversi, 23, 21, 23, 20, eccetera. Dalla conformazione, da quello che mi è stato detto, praticamente questi rituali avvengono in una maniera: quelli nuovi, gli iniziati, da iniziare, scusate, quelli da iniziare stanno qui al piano di sotto, infatti avete visto fuochi, vari disegni simbolici, eccetera, e quelli più alti di livello li guardano da sopra. Lo spazio sembra quello veramente di un set di un cinema dell'orrore, e purtroppo qualcuno sta pensando di utilizzare questo posto da un po' di tempo in questa maniera. Poi, che siano gruppi seri o effervescenti, ridicoli, eccetera, non si sa, comunque è preoccupante. Come possiamo vedere, questo murales l'abbiamo ripreso anche sopra. È stato fatto lo stesso murales con delle facce spaventate che gridano help, aiuto. Mi sembra piuttosto inquietante e come mai rifarlo anche. E direi che con il nostro immarcescibile Paolo Rusconi potremmo anche uscire qui dalla ricerca di noi nella città metropolitana, nella visione di questo trash insieme a Friend Diamond e insieme a Hermes, della Milano 2021, dei posti abbandonati e pericolosi. Un saluto a tutti gli amici, City Report, seguiteci, Tullio Trapassi. Andiamo avanti. City Report.